Una raccolta di storie ed esperienze dei protagonisti dell'imprenditoria locale che Confindustria Ancona ha voluto compiere per la seconda volta, mettendo in risalto come molte imprese tra colossi, piccole e medie aziende ed emergenti abbiano dimostrato di resistere alla crisi raggiungendo posizioni di eccellenza nel panorama italiano. A consegnarci l'immagine di un'industria che c'è ed è capace di crescere è Maria Giovanna Gallo, responsabile della comunicazione di Confindustria Ancona e autrice della seconda edizione del libro Viaggio tra i sogni realizzati. Allora, è una storia che nasce in realtà nel 2013, quando il presidente di Confindustria Ancona, Claudio Schiavoni, mi disse: Giovanna, basta aprire i giornali e vedere solo brutte notizie sulle aziende, aziende che delocalizzano, aziende che chiudono, che fanno cassa integrazione. Ci sono tante aziende nel nostro territorio che vanno bene, che rimangono qui, che investono, parliamo di quelle. Per cui il progetto nasce proprio con l'intento di far conoscere a una comunità, in primis attraverso le pagine dei giornali, il racconto delle storie di aziende che hanno scelto di rimanere su questo territorio e che investono e che stanno qui. La trasformazione, diciamo, dalle pagine dei giornali a raccogliere queste esperienze in un libro è stato il coronamento di un progetto che agli imprenditori è piaciuto molto. Sono stati felici di raccontare le loro storie e quando abbiamo deciso poi di raccoglierle in un libro, credo che anche condividere con un pubblico un pochino più ampio sia stata una scelta vincente. 50 storie di altrettante imprese marchigiane, quante di esse sono parte delle nuove generazioni che portano avanti il lavoro fatto da genitori o nonni? Il tessuto tipico delle nostre imprese è un tessuto di imprese familiari, per cui la grande maggioranza degli imprenditori che io sono andato a intervistare sono diciamo la seconda generazione. Ovvero sono imprenditori che hanno oggi 60-65 anni, ma i cui figli sono già in azienda. Poi ci sono minoritari, ma ci sono anche imprenditori di prima generazione, per cui giovani di 40 anni che hanno inventato e hanno creato delle aziende, o addirittura di terza o quarta generazione. Cioè, ci sono delle aziende in cui l'imprenditore oggi è il nipote del nonno fondatore e già pensa ai figli, a far entrare i figli. Il libro si chiama Viaggio tra i sogni realizzati, ma oggi si possono ancora realizzare questi sogni? Io non sono un imprenditore, faccio un altro mestiere, però parlando con queste persone mi azzardo a dire di sì. Ogni azienda parte da un sogno e la volontà di realizzarlo, Walt Disney diceva, se lo sogni lo puoi fare. È veramente una caratteristica che l'imprenditore deve avere, perché se non è capace di avere un sogno, una visione, un progetto futuro, non può fare l'imprenditore. E per cui io, che sono un ottimista di natura, ti dico sì, se uno ha veramente un sogno, il modo di realizzarlo oggi lo trova, anche se il sogno si chiama azienda.